Ancora una volta, ciao ragazzi, ben ritornati in un nuovissimo video. Quest'oggi abbiamo a che fare con una sfida, una di quelle sfide pericolose. Avete visto nell'introduzione, c'era lo scienziato pazzo maledetto Lion che ha preparato, dov'è? Questo limone putrefatto, guardate che schifo, con tutto il peperone. Adesso con questo fazzoletto lo spalmiamo, perché noi adesso andremo a giocare ad un gioco. Sto diluendo il peperoncino in mezzo al limone, se no fa troppo schifo. Non che così, ricettina della nonna. Però almeno è un po' diluito, perché il gioco che andremo a giocare avrà al suo interno una sfida pericolosa. Se noi perderemo, moriremo all'interno di questo gioco, che è Dungeon Hunter 5, ci sarà per noi questa terribile punizione, e cioè quella di dare una deliziosa leccata a questo limone fetente, che secondo me è un'esperienza che sarebbe meglio evitare. Quindi cercherò di dare del mio meglio per cercare di sopravvivere all'interno di questo livello, di questo videogioco. Questo video è in collaborazione con Gameloft, che ringrazio di avermi dato la possibilità di gustarmi un limone putrefatto e vedere un po', secondo voi ragazzi, riuscirò a completare la mia sfida senza dovermi slukitezzare quel limone fetente, oppure invece dovrò subire questa penitenza? Scrivete il vostro pronostico adesso qua sotto nei commenti e vediamo alla fine chi c'ha ragione. Ma per adesso direi di iniziare. Allora, questo è il mio personaggio a quanto pare. Gli ho dato nome culo, perché se vedete si gira e dietro ha il culo. Quindi quale nome migliore di culo per lui? Creiamolo. Creiamolo, avviso. Questo nome contiene parole proibite e non può essere usato. Ma come parole proibite? Culo è una parola proibita, mo culo è una parte del corpo. Che i personaggi di questo videogioco non hanno il culo. Al posto del culo cosa hanno? Un panettone, no? Cioè, come lo chiamano quello? Quando uno gli dice, mi hai dato un calcio nel culo, deve dire tipo, mi hai dato un calcio sul cerbiatto. Non lo so, vabbè. Allora, se culo non lo possiamo mettere, però io volevo fare le avventure del cavaliere del culo, lo chiameremo culo con la Q. Ecco fatto, culo. Va bene così? O è proibito anche culo con la Q, Volevo vedere. Oh ragazzi, questo è il momento della verità. Abbiamo a che fare con un enorme drago gigantesco. Vieni qua, sconfiggi distruttore, la viverna non morta. E quante cose sei un drago, una viverna. Muori, devi morire, che io non lo voglio mangiare il limone fetente. Già mi guarda da lì, dalla mensola, il limone fetente. Oh, che fa? I vortici della morte del Kazumbo. No, niente è più forte del limone fettente. Prendi le mie botte, prendile. Non ho intenzione di farmi sconfiggere da un cerbiatto volante con le ali. Muori, lo abbiamo ammazzato? Ancora vi... Ne vuoi ancora? Hai scelto di prendere ancora... Scendi dal trespolo. Forza, che io non ti temo. Io non ho paura di niente. Io sono... Oh, cazzo, è arrivato. Muori, prendi le botte. L'ho ammazzato. Mamma mia, sono stato bravissimo. E questa è la motivazione, ragazzi. È come dire, metti uno, mettilo a correre. Quello non corre. Mettigli dietro una schiera di leoni incazzati. Vedi come corre. Gli passa la pigrizia. Culo. Questo è quello che succede quando, quando decidi di metterti in mostra. Il culo in mostra. Non si fa. Non si fa. Però avete ammazzato. È inutile che lo spocchi con un bastone. Avete visto? Quella scema con un bastoncino sul drago morto. Che dobbiamo fare? Scappate verso la libertà. Missione compiuta. Tra i miei premi c'era un limone. Io l'ho visto. Cos'è questa? Una presa per il sedere. Vabbè, l'importante è che siamo riusciti, quindi andiamo. Di nuovo c'erano dei limoni lì, È una sciabola del rampicante. Meno male che non è una sciabola del limone, se no ci mancava pure quella. Qua è il momento in cui si vedono gli eroi e si distinguono dalle ragazzine. Cambia arma e stendili tutti. Lo dici bene, tu lo sai bene che io proprio quello farò. Stenderò tutte le creature che si pareranno davanti. Che cosa volevi fare tu? Ragazzi, però io vi chiedo il vostro sostegno in questa sfida, perché io sto mettendo a rischio la mia lingua, perché io dovrò poi tagliarmela se quelle cose vanno a finire che io devo leccare quel mostro. Che ve lo faccio rivedere, così lo tenete a mente. Come ce l'ho a mente io che lo vedo.
Se va a finire così io perderò la lingua, quindi ho bisogno del vostro sostegno e vi chiedo di arrivare a 20.000 pollici in su per sostenere questa nobile causa dell'assaggio del limone fetente. Tanto andiamo anche avanti, perché secondo me di qui a breve dovremmo trovare qualcosa di più forte, perché per ora, insomma, diciamo che me la sto cavando più che bene e non mi stanno facendo un cazzo. Ma che è questo? Una caffettiera parlante? Grondar la caffettiera parlante? Che vuoi? Sorella Celestina? Ma non è Celestina, è rossa. Che cazzo dici, sorella Celestina? Non tieni neanche fede al tuo nome. Culo, lui sì invece che tiene fede al suo nome. Ehi Grondar, perché non ci provi con me? Oppure combatti solo contro donne disarmate? Prenditela con un culo invece. Ah, mi sta ammazzando, è scemo. Oh, aiuto, sorella Celestina. Sorella Celestina, è pieno di... Questi mi fanno il sedere, mi stanno massacrando. Aiuto, oh, quello là poi prende parte. Ma che fai, ti massacro io, Grondar. Chi è che mi spara da questa parte? Vieni qua. Ti ammazzo, ti stermino, ti rovino la vita. Aiuto! Muori! Muori! Oh mio Dio! Ero rimasto con 2 di vita. Credevo fosse giunta la mia ora. Pure la mia, pure la mia. Mi sono visto con 1 di vita. Forza, fatevi sotto che io non ho paura di niente. Se escludiamo quel limone fetente che ho lì sulla mensola ancora. Quello sta aspettando soltanto di essere leccato da me. Ma, che succede? Chi è questo qua? Nel nome di Toan. Che brutto che è. Quello là è come divento io quando mi lecco il limone. Che brutto. Mario, speriamo di no. Speriamo soltanto. Oh, è un matto. Muori, aiuto. Questo qua pesta tantissimo. Cos'è questa? Un'armatura? Mi servirà. Adesso con il potere di quell'armatura te le suonerò. Di santa ragione. Schifoso. Muori. Devi morire. Devi morire. Muori. No. Mi ha ammazzato. Ho perso. No. Non avevo visto che mi stava calando la vita. Stavo pure facendo lo spaccone. Oh cazzo. Questo significa una cosa sola. Limone fetente, mi stai guardando? Perché? Ragazzi, mi tocca. Cosa mi succederà? Ragazzi, a me il limone già fa schifo. Il piccante non ne parliamo. Ci provo. Io vado, voi sostenetemi. Sostenetemi con un mi piace. Tiro fuori la lingua. Fa schifo, è pieno di pepe, dai. Che schifo. Che schifo, sta arrivando il limone. Sta arrivando il peperone. Devo sputare. Cioè questo aggeggio era pieno di pepe. Mo di pepe non ce ne sei più sopra. È finito tutto in bocca a me. Ma che schifo. Che schifo. Vi dirò che però, avete presente quelle patatine che sono al limone e al pepe? Più o meno si assomiglia. Era 10 volte più forte, ma il sapore era quello. Quindi quasi quasi era pure buono. Che schifo, che cazzo. Me ne sto cercando di convincere. Faceva cagare. Perché me le invento ste sfide? Che poi vado sempre sotto. Vabbè. Ragazzi, comunque vado io, direi che per questo video possiamo chiudere qua. Spero di avervi strappato un sorriso. Se è così, mi raccomando, lasciate un pollice in su. Per questa volta è tutto. Io vi auguro una buona giornata. Da Lion out.